Come mai sei venuto in Italia? Come rifugiato. Si parla qualche brutta cosa, perché è venuto voi stranieri? Perché non è che io ho il problema di mangiare, no? Che abbiamo un problema di politica, della guerra. Lo SPRAR è un sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati. E è un progetto predisposto dal Ministero dell'Interno e che vede il coinvolgimento dell'ente locale su scala nazionale e del privato sociale. E gli SPRAR sono, diciamo, dei progetti destinati sia alla persona singola, uomo o donna, che ai nuclei familiari. Il fine ultimo è quello di favorire l'accoglienza finalizzata all'integrazione attraverso degli strumenti che sono il pocket money, il vitto, l'alloggio e la tessera dell'autobus per favorire appunto dei progetti di integrazione sociosanitaria. E all'interno degli SPRAR vengono predisposte anche delle scuole di italiano. Questo perché? Perché nel momento in cui noi parliamo di integrazione non possiamo non pensare che l'aspetto più importante è la conoscenza della lingua italiana. Ci troviamo nella sede dell'associazione Asylitas Onlus. Questa è la sede però del centro interculturale Michelin, in cui c'è una scuola di italiano dedicato alle donne straniere. Contemporaneamente alla scuola c'è uno spazio per bambini, e un micronido in cui le donne possono lasciare i loro figli mentre loro fanno la scuola d'italiano. Questo spazio lo abbiamo pensato in questo modo, di incontro, resilienza, riannodare i figli tra il passato e il presente e anche di costruzione di una vita. Noi siamo qui perché dal nostro centro di accoglienza Welcome quest'anno hanno frequentato la scuola. Sono venute due donne, una signora dell'Afghanistan, Anis Gul, e una signora credo del Congo, Insaya. Anis Gul è una signora molto timida, proprio diciamo dall'inizio a poi diciamo alla fine della scuola ha fatto un sacco, no, di passi avanti. Ogni classe è composta da donne che vengono da diverse culture, da lingue diverse, insomma, no? Sì. Come si fa a fare una lezione? Noi come associazione ci dedichiamo anche tanto alla ricerca didattica e quindi in questi anni abbiamo approntato un metodo che è un metodo meticcio, include tante metodi, tecniche. Quello che noi usiamo tantissimo come linguaggio universale sono le immagini, la letteratura, le fiabe. L'ufficio migrazione da anni si contraddistingue per una formazione di un'equipe multidisciplinare che cerca di lavorare in questo mondo della migrazione assai complesso. All'interno di questa equipe di lavoro ci sono figure professionali come il mediatore culturale. I panel costituiscono un punto neuralgico del nostro lavoro. Ci aiutano non soltanto a capire, come sappiamo tutti, le diverse culture, a leggere tra le righe i bisogni di nostri beneficiari, ma ci aiutano e ci mettono nella condizione di mediare, di portare ai nostri utenti a vivere un momento di passaggio, molte volte doloroso, forzato ovviamente. Poi all'interno sempre dell'equipe che lavora in questo ufficio ci sono gli assistenti sociali che fanno un lavoro di monitoraggio dei centri, degli andamenti dei centri, insieme al responsabile di ogni struttura
concordano una regia di supporto ai progetti individuali di ogni utente, sia famiglia, nucleo familiare, sia donna, sia uomo. Il progetto Welcome è un progetto di accoglienza rivolto a nuclei familiari, è gestito dalla cooperativa sociale di Apresmo 82 e si trova in un municipio relativamente centrale della città di Roma. È un progetto partito nel 2014, non aveva precedenti esperienze nella gestione di progetti SPRAR, ha ospitato 4 nuclei familiari, di cui 2 nuclei monoparentali, quindi con la sola presenza della madre a gestire, ad avere la responsabilità della famiglia. È un progetto situato in un appartamento, in un condominio normalissimo. La capienza piccola del progetto, difatti appunto l'appartamento ospita 14 persone, fa sì che il lavoro che si fa con i nuclei familiari sia facilitato. Ovviamente il lavoro di relazione che gli operatori fanno con le famiglie è improntato a dei rapporti di vicinanza e di contatto molto più produttivi rispetto a quello che può accadere in un centro collettivo di dimensioni medie. Questo produce alcuni benefici. Innanzitutto possiamo dire che è molto aderente a quelle che sono le linee guida dello SPRAR. Essere situati all'interno di un condominio ha fatto sì anche che, grazie al lavoro precedente messo in atto dall'ente gestore, quindi dalla cooperativa, si riuscissero ad attivare dei canali di interscambio che vadano appunto nella direzione di una fattiva integrazione di queste persone poi nel territorio dove vivono. La cooperativa è riuscita innanzitutto a intrattenere delle relazioni con il portiere dello stabile, che hanno facilitato una serie di passaggi anche nei confronti degli altri condomini, degli altri inquilini. Cosa ha pensato quando ha saputo di questa casa d'accoglienza per rifugiati? Mi aspettavo persone diverse, visto che erano rifugiati, ci avevo comunque dei pregiudizi su queste persone. Poi mi sono reso conto che hanno lasciato delle difficoltà pesanti per trovare un rifugio qui, un'accoglienza che grazie a Dio che esiste. E gli altri condomini del palazzo come l'hanno presa? All'inizio le persone comunque mi facevano un sacco di domande dicendo: ma non è pericoloso con tutti questi attentati, con tutta questa gente, con tutto quello che si sente? Io poi, giustamente, conoscendo le persone singolarmente, ho potuto constatare che invece no, erano persone tranquille, comunque la gente sempre con i soliti pregiudizi se ne andavano un po' dicendo ma chissà. Passato quasi un anno, lei com'è stata la esperienza? Come è stata la mia esperienza? La mia esperienza è stata positiva, perché ho imparato tante cose da queste persone, mi hanno raccontato un po' la storia della loro vita, quello che hanno passato, e certo ci sarebbe da scrivere un libro, perché sono persone veramente che se la sono vista brutta. Quindi insomma questa esperienza è stata una bella esperienza e mi ha fatto crescere e ho capito tanti, ancora ho capito di più i valori della vita. Un resoconto di un anno di Welcome. Sicuramente è una gran bella sfida accettata dalla cooperativa sociale di Apresmo 82, che ha fatto sì che nascesse appunto Welcome, 12 mesi legati al proporre e promuovere e implementare una struttura di accoglienza per titolari di protezione internazionale che tenesse conto di 2-3 pilastri fondamentali: il fatto di poter stare all'interno di un territorio e dialogare con questo territorio per fare in modo che i cittadini ospitati potessero avere delle occasioni di inclusione vera. L'altra, la possibilità di attivare dei tirocini di inserimento lavorativo, grandissima opportunità che rende efficace un progetto di accoglienza, perché permette agli ospiti di cimentarsi e di sperimentarsi all'interno di un sistema anche produttivo.
la crema di formaggi sulla base. Sì. Andiamo a mettere il Justel. E poi in uscita ci andiamo a mettere la mozzarella con la provola affumicata e la rimettiamo al forno per farla sciogliere. Mettiamo 6-1 e mettiamo al forno. Come sta andando questa esperienza con Zeia? Zeia è molto brava, sta andando molto bene, il progetto va avanti e siamo molto felici. Come si chiama questa cooperativa allora, insomma, alla fine? Il nome è Nu. E vuol dire? Luce. Avevamo un'idea di aprire un'attività a conto nostro, quattro persone insieme. Abbiamo scelto di fare cooperativa. Due che fanno parte della cooperativa NOR sono due ospiti della comunità d'accoglienza Welcome. Come ti trovi in Italia? Abbastanza bene, ci stiamo adattando. L'altro pilastro importante, fondamentale, è il dialogo con gli enti istituzionali e territoriali. Gli enti istituzionali a partire dall'ufficio immigrazione, con cui c'è sempre stato un dialogo continuo, e la possibilità di avere dei rapporti con tutta una serie di realtà territoriali, dal profit, alla pizzeria sotto la comunità, al supermercato sotto la comunità, al collegamento con i servizi sociali territoriali, alle associazioni del territorio. L'idea di sperimentare un microsistema all'interno del quale una piccola comunità di accoglienza ha potuto, come dire, sperimentarsi, cimentarsi, e magari l'augurio è quello che possa diventare una buona prassi. Welcome sta curando molto il discorso della comunicazione. Questo è un lavoro molto, come dire, attento e specifico che stiamo cercando di fare e che abbiamo inaugurato. Non è un caso che la comunità d'accoglienza Welcome ha il suo referente per la comunicazione, perché pensiamo che è importante riuscire a comunicare esternamente quello che può essere l'accoglienza. Rispetto a questo noi ci parliamo della collaborazione di visioni sociali. Come mai sei qui? Sono qui perché sono sfrattata e sono stata ospitata in questa casa. Questa è casa di accoglienza. E all'inizio, quando sei arrivata, che pensavi di trovare? No, sapevo di trovare un gruppo di persone appartenenti a altre etnie rispetto alla mia, ma non avevo problemi in questo senso. Com'è il rapporto con gli abitanti del Congo? È un rapporto abbastanza buono, sono delle persone molto diverse da me, però io cerco di capire anche un po' le loro esigenze. Che rapporto hai con gli operatori? Ottimo, mi hanno accolto nel loro staff. Diciamo che faccio parte, loro intendono che io faccio parte del loro staff. Lo SPRAR rappresenta un'estrema opportunità per le persone. Sono persone che scappano dai loro contesti, dalla loro vita, dalle loro nazioni. Sono dei migranti forzati, quindi hanno necessità di un periodo di analisi e di rielaborazione del vissuto, oltre che imparare una nuova lingua o comunque imparare la vita all'interno di un nuovo contesto. È un percorso che è fattibile soltanto se viene supportato adeguatamente dalle figure professionali che operano all'interno degli SPRAR. È necessario proseguire con una formazione costante degli operatori che intervengono nei progetti SPRAR, perché non ci si può improvvisare in questa tipologia di lavoro, perché è necessario che ogni operatore sia formato e sia in grado di intervenire in maniera adeguata in quelli che sono gli interventi specifici.